Ciao a tutti ragazzi, ciao, ciao, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo entrati sul gameplay visione più lungo della storia, ossia Kingdom Hearts Union Cross, la serie dove, lo ripeto sempre, traduco un sacco di dialoghi in inglese in modo approssimativo. L'ultima volta stavamo vedendo, abbiamo concluso, abbiamo visto tutti i filmati del Castello della Bestia e avevo detto a fine puntata: sentite ragazzi, per le prossime puntate, o addirittura la prossima puntata soltanto, ci vediamo questi ultimi due mondi Disney. Dico che questi sono gli ultimi due perché secondo me questo Raff spacca tutto, lo hanno aggiunto in post fine modello storia praticamente. Perché per quanto riguarda questi, l'ultima volta mi sa che mi stavo spingendo un po' troppo in là con la trama, non vorrei che arrivassero ad un punto in cui poi risultasse fuori luogo, come si dice, vedere i mondi Disney, insomma. Quindi mi sono detto: ragazzi, per le prossime puntate ci vediamo il mondo di Cenerentola e il mondo della Bella Addormentata nel Bosco. Poi continuiamo a vederci i filmati, che vedete il prossimo si chiama Union Cross, poi il numero 4, Ricordi Tragici, e poi il numero 5 arriva. Non vorrei andare troppo oltre con i filmati, per l'appunto che magari prevedono che, ok, ti sei già visto tutti i mondi Disney, andiamo avanti. Perché dico così? Perché l'ultima volta abbiamo cominciato a vedere delle cose importantissime a livello di trama, ovvero abbiamo scoperto, abbiamo visto tipo dei flashback in cui c'era la maestra Ava che si vedeva il maestro, il suo maestro completamente incappucciato perché a quanto pare non c'è voglia di farsi vedere in volto, gli è detto: Ava, il tuo compito quando il mondo verrà distrutto sarà per appunto prevenire che la luce venga totalmente distrutta dall'oscurità, reclutando tante giovani speranze, praticamente portatori dei Keyblade, da far andare in altri mondi, come letteralmente come se fossero tipo una capsula d'emergenza, come se fosse proprio l'ultima risorsa rimasta, ed evitare che combattano la guerra dei Keyblade, dove tutti quanti moriranno praticamente, per farla molto breve. E Ava ha detto: ma siete sicuri che sia io quella data al compito? Assolutamente sì, tu sei l'unica che può farlo. Ah, ecco, guarda, a proposito, quando tutto sarà finito, 5 dei denti di leone, perché poi dopo sapete che i poi scelti che dovranno andarsi, per appunto, come ho detto, si chiamava denti di leone, 5 di loro guideranno il gruppo. Ecco qua i nomi, te li ho già scritti. Ok, va bene, il maestro quindi sapeva già chi fa reclutare ad Ava come tra le giovani speranze. Va bene, guarda, vedi di reclutare tutti questi tre denti di leone e loro 5 saranno i capi futuri per appunto gruppo di portatori di Keyblade che se ne andrà altrove a salvarsi la vita fondamentalmente. Ce n'era uno, Cerchiato di Gosso, che sarebbe stato, che il maestro ha spiegato, sarà lui il fortunato che riceverà il libro delle profezie. E poi avevamo incominciato a vedere dei flashback o delle prigioni del futuro, non so cosa fosse, in cui vedevamo i vari 5 prescelti arrivare. Uno è Fimer, un altro è Ascald, il terzo, e lì mi sono fermata con l'episodio e che ho detto: no, ok, forse con la trama sto andando troppo in là, era Ventus. Ventus, lo stesso Ventus di Kingdom Hearts Birth by Sleep, lo stesso che era stato quello allenato da Xehanort, da cui aveva creato per Vanitas, aveva fatto un casino, un macello, perché voleva Xehanort fare i Keyblade, riscatenare la guerra. Cosa? Quel Ventus. Ma che cazzo! Va bene ragazzi, direi che ci prendiamo un attimo di respiro. Per il momento andiamo a vedere tipo onde di oscurità al Castello dei Sogni. Partiamo bene con questo mondo. Dai, voglio vedermi tutti i filmati di questo mondo oggi. Poi nella prossima puntata ci vediamo Bella Addormentata e fine. Wow, che gran palazzo! Non ci sarebbe gusto se non ci fosse qualcosa da fare. Esatto, l'oscurità si sta diffondendo. Non hai più bisogno di tanto aiuto, vero? Significa che
dice molto di me come tuo mentore. Ma possiamo parlarne più tardi. Cioè, abbiamo dell'oscurità da bandire. Questo è terribile! Come potevo portare così gli ordini del re? Non capivo io, ci penso io a questi cicci. Cosa? Ma e cosa anche aspetta? Cosa te ne occuperai tu di questi amici? Beh, allora hai la mia più profonda gratitudine. Qua, se non fosse troppo, potrei anche chiederti un favore. Potresti essere così gentile da farci letteralmente da scorta allo chateau che è poco più avanti? Cioè, a fare una consegna. È un messaggio molto urgente e importante per Sua Maestà Imperiale. Ok? Immagino. Dovrei portarla con la più premurosa delle cure. Hai la mia gratitudine. Ti porgo i miei ringraziamenti. E anche quelli del re. Ora devo andare. Devo visitare tutte le madame eleggibili nel regno prima di mezzanotte. Cioè, prima che scenda la notte. Ok, intanto i cicci è lì a guardarsi intorno, a grattarsi la pancia come fanno di solito. Perplessi, vabbè. Un messaggio reale, quindi allora, quindi consegna, posta. Posta. Sai, ogni tanto bussare non dovrebbe far male. In effetti, andiamo così, senza permesso. Ciao! Entra. Salve. Oh, è una lettera per la mia matrigna. C'è il sigillo reale. Mi chiedo cosa potrà mai essere. Grazie. Oh, che bello fare il lavoro. Che bello il postino. Ah, che. Povera Cenerella. Cenerentola, papà, poi si. Ha scritto giusto, povera Cenerentola. Hai salvato Jack Jack, grazie! Sai cosa hai detto Jack? No, proprio come. Esattamente come Cenerella. Io sono Jack, piacere di conoscerti. Cenerella, lei è nostra amica, lei è buona, molto buona. Te la mostro, vieni da questa parte. Un bello palazzo. I suoi ordini reali, ogni donna eleggibile sarà attesa. Ma certo, devo vestirmi con qualcosa. Forse potrò dare qualche ritocco al vestito di mia madre. Oh, ciao Jack! Vedo che hai portato il messaggero reale. No, questa è amica di Jack! Una buona amica! Oh, che cosa meravigliosa! Io sono Cenerentola, è un piacere conoscerti. Cenerentola! Cenerentola! Va bene, arrivo! Immagino che il mio vestito dovrà aspettare. Cenerella, non andrà a ballo di questo passo. Vedi, la riempio di cose, la volo, la volo, la volo.
Non riesce, non ha mai tempo per sistemare il suo vestito. Il vestito, vai, ci penso io al vestito, ok. Cenerentola! Cenerentola! Arrivo! Cenerentola. No, niente, niente Cenerentola. Entra, mia cara. Ok, questa è la matrigna. Anastasia Genoveffa. Ma come se la ridono? Povera Cenerella. Il suo vestito non è finito. Vuoi aiutarci a fare il vestito? Splendida idea! Innanzitutto abbiamo bisogno di un po' di trimmings, non so la parola in italiano, però un po' di addobbi, una roba del genere. C'hai idea anche tu, vero? Un po' di accessori, penso che sia accessori. Ottimo! Sta' attenta a Lucifero! È un gatto molto cattivo! E meschino, seguimi. Ehi, stai pensando che assomigli ad un gatto che potrebbe essere rude, vero? No, non so assolutamente niente di tutto questo. Ora vado ad aiutare col vestito. Il necklace rubato, che non so cosa possa essere il necklace. Ok, un po' di perle le abbiamo prese. Abbiamo preso una collana molto molto bella, trovata nella spazzatura. Non ne abbiamo bisogno. Noi la facciamo. Attento. No! La collana! Oh no, Lucifero! Questo è un guaio! Lei è un gatto cattivo, ma... ha preso la nostra collana! Per il vestito di Cenerella! Sì, inseguiamolo, andiamo a prenderci la collana. Andrò a sistemare, io andrò a prendere bellissimi vestiti di Cenerella. Vai, il ballo reale. Oh beh, cosa sarà mai un ballo reale? Dopotutto... Immagino che sarà tremendamente noioso e completamente, tremendamente meraviglioso. Il mio vestito! Sorpresa! Ho mai sognato una sorpresa simile. Vorrei sognare io Cenerentola rispetto a tutte le cose che sogno di rispetto a tutte le cose nonsense che sogno di solito. Sbrigati Cenerella, sbrigati, ballo! Oh, grazie tante, grazie tantissimo. Bidi bibo di bibu. Grazie, adesso arriva il momento più tremendo, la riproduzione del momento più tremendo di tutto il film. Ricordate, quando vi presenterete a sua maestà,
Vedete di comportarvi come delle vere signore. Aspettate! Vi prego, aspettatemi! Non è adorabile, vi piace quello che ho fatto? Lasciarla venire. Ragazzi, vi prego. Dopotutto abbiamo fatto un accordo. Vero, Cenerentola? E io non mi rimangio mai la parola. Queste cose hanno il giusto. Hanno. Queste cose sono proprio perfette per te. Non credete? Genoveffa? No, non penso, penso proprio che lei. Oh, aspetta un attimo, quella è la mia collana! Ridammela! Ah, piccola ladra! Oh no! E guarda, questo è il mio, tipo il mio panno! Stavi indossando il mio panno, insomma, il mio tipo il coso. Oh, vi prego, smettetela! Ragazze, ragazze, smettetela! Sbrigatevi, non vorrete rovinarvi il vestito? Buonanotte. Mi chiedo se fossi stata. Ma no, ma corre via, piange. Io se fossi stata lei, proprio avrei preso tipo la prima cosa che mi capitava che assomigliasse a una sottospecie di bastone. Avrei tirata proprio l'idea, tirata una sprangata. Avrei preso i loro vestiti, avrei preso il vestito della matrigna a posto suo e l'avrei proprio zang, strappato proprio come gesto di vendetta. Non fai altri ciò che non avessi fatto a te. Sprang! Gesto vendicativo, strappare il vestito della matrigna delle sorelle. Vedi te, Cenerentola, vedi te, Cenerentola, vedi perché non ti sopporto, Cenerentola, sempre lì a frignare, ma basta piangere, basta, sì, un po', cioè, vedi di farti valere ogni tanto, cavolacci, andiamo, dobbiamo andare a aiutare Cenerella. È tutto inutile. No, sempre lì a frignare, Cenerentola, ti voglio bene, ma se solo tu fossi meno frignona e potessi. Non riesco a prendere, a crederci, non riesco a crederci più. Se tu fossi più frignona e. Se tu fossi meno frignona e più attiva nelle scelte, più decisa, non ti odierei così tanto, Cenerentola, mi veniva da chiamare Cenerentola. Da chiamare la Cenerella, stavo dicendo. Non c'è niente, non c'è più niente in cui posso credere, nulla. Niente, mia cara? Oh, non stai dicendo sul serio? Oh, invece sì. Sciocchezze, bambina. Se tu avessi messo tutta la tua fiducia, non potrei essere qui. Ed eccomi qua. Oh, andiamo, asciuga quelle lacrime. Non puoi andare al ballo conciata così. Il ballo? Oh, ma io non. Certo che sì, ma dobbiamo sbrigarci. Perché anche i miracoli hanno bisogno di un po' di tempo. Adesso al palazzo le parole magiche. Oh, bidi bibodi bibù! I topi trasformati in cavalli. Bidi bibodi bibù! Oh, che magnifico vestito! Avete mai visto un vestito così, un vestito più bello? E guarda, scarpette di vetro! Oh, è come un sogno, un magnifico sogno che si avvea.
Sì, mia cara. Ma come tutti i sogni, beh, neanche questo può durare per sempre. Avrai tempo solo fino a mezzanotte, e poi... Mezzanotte? Oh, grazie. Presto, 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 ancora un minuto. Capire, mia cara. Allo scoccare delle 12, l'incantesimo si spezzerà e tutto tornerà come era prima. Oh, capisco. Ma è molto meglio di quello che avessi sperato, di quello che speravo. Dio ti benedica, mia cara. Oh, cielo, è tardi! Sbrigati, caro, il ballo non può aspettare. Divertiti, balla! Cos'è? No, non so questa come posso tradurla, perché c'è scritto be gay? Penso che voglia dire qualcos'altro in inglese, non la categoria di persone maschi o omosessuali, però va bene. E ora vai! Sulla tua strada, vai! Sii felice, penso che sia un modo antiquato per dire felice. No, ho detto che mi sono rimasto un po' perplesso. Ho detto aspetta, cosa? Oh mio Dio, questo che figo! Mi piacciono troppo sti Atlas, dovete i ragazzi che propone in un Kingdom Hearts per PlayStation, porca troia, sono troppo belli. Perché sembra sempre in impallata? È una delle luci preziose, è in pericolo! Sai cosa fai? Vai, vai, vai! Scortando Cenerella. Altri Atlas bellissimi. Uffa, che palle che esistono solo qua. Oh cielo, come potrò passare? E arrivo io. Nessuno intanto non si accorge di niente dentro il castello. Oh, sei tu! Grazie, ma non posso tornare a casa. Non rinuncerò al mio sogno. Andrà tutto bene finché saremo insieme. Grazie. Non ce l'avrei mai fatta senza di te. Beh, ora vado. Ora vado, vai, vai, vai. Nonostante tutto, ha deciso di inseguire il suo sogno. Questa forza è ciò che crea la luce dentro di lei. Spero che abbia una notte magica. Pronta a chiudere la giornata? Un sogno che diventa realtà. Madonna, ragazzi, ci mancano ancora 9 filmati. Siamo a 23 minuti. Io non ne posso già più per oggi. Vabbè, un sogno che si avvera. Vai, vediamo. Quella mamma? La conosciamo? Beh, il principe certamente sembra conoscerla. So di non averla mai vista prima. Nemmeno io. Ma certamente è... Aspetta. C'è qualcosa di familiare in lei. E se va di là intanto loro. Ah sì, vero amore. 3 ore di serata insieme, basta, questo sì che è vero amore. Mai spiaccicato una parola? Certo. Oh mio Dio! Cosa c'è? È mezzanotte! Sì, allora, ma perché? Addio!
No, no, aspettate, non potete andarvene ora. Oh, devo, per favore, devo. Ma perché? Beh, io... Oh, il principe... Non ho incontrato il principe! Il principe? Ma non lo sapevi? Addio! No, aspettate, tornate indietro, oh, per favore, tornate indietro! Non so nemmeno il vostro nome, come vi troverò? Addio! Aspetta! Aspettate, cioè scusatemi che danno dove voi parlando con voi. Signorina, mademoiselle, signorita! Gli dice con le varie lingue. Aspettate un attimo! Solo Jack hanno messo come topo, non c'erano altri topi NPG da mettere. Mi dispiace. Immagino che mi sia scordata di tutto. Anche del tempo. Ma è stato così bello. E lui era così bello quando abbiamo danzato. Oh, sicuramente persino il principe non avrebbe potuto fare di meglio. Oh, beh. Finita e... scarpetta! Oh, grazie. Grazie davvero per tutto. Il reclamo reale. Attenzione, no, ragazzi, io non so più andare avanti, io ormai ho perso fiato per oggi. No! Per il prossimo mondo quanti filmati ci saranno? Anche qui? No, ragazzi, basta, basta. No, dai, proclamo reale, dai, ce la posso fare. Ho perso la voce per oggi, ma ce la posso fare. Proclamo reale. Allora, nome del re, un reclamo. Tutti i soggetti. Riassumendo, colei che potrà portare la scarpetta di cristallo che è stata ritrovata potrà sposare il principe. Ogni singola donna del regno è invitata a provarla. Tutte le donne del regno dovranno provare la scarpetta, indifferentemente dalla classe sociale. A chi sta la scarpetta sarà colei che ha ballato col principe la scorsa sera. E ovviamente sarà la futura regina, ok. Tutto sto papiro riassunto in 2 righe. Una scarpetta di cristallo? Io, noi sappiamo a chi appartiene. Andiamo a vedere cosa sta facendo. Il Granduca, vai. Ancora. Oh, questo è terribile. Come riusciamo mai a portare Yoda col terminaio di De Grey? Ecco come. Oh, tu sei l'eroe di ieri! Ancora una volta è la mia più profonda gratitudine. Se questa scarpetta dovesse rompersi, il principe non troverà mai il suo vero amore. Ma sì, ragazzi, ma smettetela con questo vero amore. Semmai hanno gli ormoni che erano partiti, altro che vero amore. Beh, devo andare. Buona giornata. Così cammini poi senza carrozza.
Oh cielo, a cosa stavo pensando? Il resto è stato piuttosto chiaro su ogni cosa, su ogni cosa. Mi scusi, signorina. Sì, tu? La fa provare anche a me? Potreste provare questa scarpetta? Va bene, non mi andrà mai. Temo che tu debba rimuovere cosa stai indossando prima. Le scarpe che c'ho già indosso. Dai, non ho tempo di idee. Se non desiderate, dovevo continuare. Ah, no, se non desiderate provare, devo continuare. Buona giornata. Ok, perfetto, l'hanno chiusa così. Scommetto che se fossi stata con l'avatar maschio non avrebbe fatto sta scenetta. Perché sei delusa? Sappiamo a chi appartiene quella scarpetta, ricordi? Non cominciare a sognare ad occhi aperti come una bambina. Esatto, ecco. La scarpetta di vetro, vai. O di cristallo. Ce l'ho ben fatta, Stasia! Alzatevi, presto! Subito! Queste sono, adesso, loro sono esattamente come sono io la mattina in questo momento. Che cosa c'è, madre? Uffa, perché? Sbrigatevi ora, sa, qui a momenti? Chi? Il Granduca! È in giro da tutta la notte. In giro? Per quella ragazza? Quella che ha perso la scarpetta a ballo ieri sera. Dicono che lui si sia tremendamente innamorato di lei. Il duca? No, 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 il principe! Il principe? Che cosa sei? Perché siete ancora qui? Aiutate, cosa stai? Com'è che sei ancora lì ferma? Aiuta le mie amiche a vestire, le mie figlie a vestirsi! Per cosa? Ah, sei innamorati di quella ragazza, perché dovremmo, prepararci? Ora, voi due, ascoltatemi. C'è ancora una possibilità perché una di voi due possa conquistarlo. Una di noi? Perché? Cosa significa? Cosa vuol dire, madre? Soltanto questo. Nessuno, nemmeno il principe, sa chi sia la ragazza. La scarpetta di cristallo è la sua unica prova. Al duca è stato ordinato di provarla su ogni ragazza del regno. E se verrà trovata qualcuno a cui la scarpetta starà, allora quella ragazza per ordine del re sarà la moglie del principe. Panico, panico! La sua sposa! Cenerentola, prendi le mie cose! Ah, che cos'è quello? Cos'è che non va? Svegliati, stupida! Dobbiamo vestirci! Vestirsi! Oh, sì! Oh, dobbiamo vestirci! Non vogliamo, non vorremmo mai che, non vorrei mai che il duca mi veda conciata così. La sgamata. In trappola. Ecco, che sta canticchiando, tutta persa nei suoi pensieri. Eccola! Cosa? Oh no, no, vi prego! Oh, non potete, non potete! Fatemi uscire, dovete farmi uscire! Non potete tenermi qui! Oh, vi prego! Devo prendere la chiave! Tentativi disperati. Sei tu! Forza, forza, sbrigati!
Un piede gigante. Oh, beh, probabilmente mi è venuto tipo una sorta tipo un callo al piede, visto che ha ballato tutta la notte, sai, cioè, essersi gonfiato. Posso capire che non sia giusta, però mi è sempre stata. Mi è sempre andata alla perfezione. Adesso ci penso io. Qua. Le va. Ah, questa è stata bella. Questa è stata bella. Atlas di sto cavolo. Ma che belli questi. Io nel panico totale continuo a guardare i design degli altri dei mostri perché continuo sempre a piacermi. Guarda, mostri ovunque! Cosa possiamo fare? Cenerella ha bisogno del nostro aiuto! Povera Cenerella è intrappolata nell'attico! Dobbiamo farla uscire per farle provare la scarpetta! Io ho fatto prendere la chiave, ma i mostri lungo la strada. Falle andare via, ok? Buona fortuna, vai! No! Un altro mostro. Oh, che brutta questa! Cenerella! Andiamo! Grazie, amica. È tipo un gatto. Guardate le orecchie, la coda, la versione tipo umanoide. Un Arcless gatto, versione gatto umanoide con una coda grossa come quella di Lucifero. Voi siete le uniche ragazze in questa casa, spero. Presumo. Non c'è nessun altro, vostra grazia. Ok, allora buona giornata. Aspetta, vostra grazia! Vostra grazia, vi prego, aspettate. Posso provarla anch'io? Non prestate attenzione, lei è solo una bambina molto fantasiosa. Madame, il mio ordine è provare tutte, però il mio ordine è incontrare ogni ragazza del regno. Vieni, mia cara. Oh no, 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 questo è terribile! Cosa dirà? Cosa farà? Forse questo potrebbe aiutare. No, no, non c'è niente che può aiutarci, niente. Ma vedete, io ho l'altra scarpetta. Ballando 3 ore non nasce il vero amore. Comunque, semmai ti salgo gli ormoni. Comunque, io continuerò a perculare sempre, ragazzi. Il vero amore recitato tra virgolette in cenerentola. Non smetterò mai di farlo. I sogni davvero possono diventare realtà se ci credi. Anch'io desidero poterti mostrare sogni che un giorno diventeranno realtà. Ma niente! Crediamo soltanto che. No, crediamo anche noi che i sogni possano avverarsi. Oh, è finita! No, perché c'è l'episodio di Unione, quindi questo episodio è lungo 40 minuti!
Ma meglio perché ci ho messo il limite, ho messo il limite a questa serie di 20 episodi, perciò. Riunione, i sogni diventano realtà. Sei tu! Vuoi vedere Cinderella? Niente più, matrigna! Cinderella è felice! Anche Jack è felice! Vai, dille ciao! Oh, sei tu! Tu devi essere la ragazza di cui ho tanto sentito parlare. Grazie per tutto quello che hai fatto. Sì, te ne sono grata. Non penso che sarei qui adesso se tu non mi avessi aiutata. Ho realizzato tutto questo da sola perché ho creduto che il mio sogno potesse avverarsi. Ah, già da personaggio non regge a sto gioco di sto ca. Beh, credo che ci vedremo di nuovo, mia cara. Ci saremo rivisti ed eccoci qua. Sì, eccoci qua. Dai, non dire sciocchezze, personaggio, che se non fosse stato per te, gli altri se l'avrebbero mangiata viva alle scale del palazzo e anche durante il... avete capito? Avete capito, no? Vabbè, avete capito quando dovevo andare al ballo. Allora, qui ci abbiamo. Volevo vedermi magari. Prima di vedermi l'ultimo mondo, volevo fare magari l'ultimo mondo Disney, perché poi Raffa spacca tutto, me lo lascio da vedere prima dell'episodio finale. Volevo. Cosa volevo fare? Volevo. Magari vederci giusto. Alcuni filmati qui in qua a Daybreak Town, fino a quando non dobbiamo arrivare perlomeno a vedere il filmato del numero 5, così ci teniamo la sorpresa dell'ultimo dei 5 prescelti che dovranno guidare coloro che si salveranno dalla guerra, E ultimo, ci vediamo tipo la prossima volta, ci vediamo questi 6 filmati qua, Union Cross numero 4, Ricordi Tragici, Un Ammiratore Segreto, Devo Dirtelo, Un Ultimo Desiderio, e poi il numero, poi dopo ci fermiamo qua e ci teniamo il filmato del numero 5, quindi l'ultimo prescelto dal maestro dei maestri, praticamente, per quando abbiamo terminato di vederci i filmati dell'ultimo mondo, quindi restiamo un po' tutti quanti sulle spie di chi potrebbe essere il numero 4. Detto questo, il numero 5, scusatemi. E detto questo, e poi da quel punto lì in poi vedremo di proseguire praticamente in tutto la Daybreak Town fino alla fine. Poi ci vedremo questo che non so cosa sia. Beh sì, Monti di Raffo spacca tutto e Dolcis in fondo l'episodio finale. Detto questo ragazzi, questo video sta durando un'eternità. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. In descrizione trovate il link a playlist coperto su questo gioco, casomai vi foste persi qualcosa, e il link al mio profilo Instagram. Per concludere vi ricordo che ogni tanto posto qualcosa nella sezione community con il canale YouTube. Tutto questo, noi ci rivediamo alla prossima!